Buongiorno da BTV News. Oggi 23 aprile è San Giorgio Martire ed è la giornata mondiale dei libri e del diritto d'autore. I libri sono simbolo del progresso umano, sono un veicolo per trasmettere conoscenza, favorire il dialogo e promuovere la comprensione reciproca. Senza il diritto d'autore, gli autori non avrebbero l'incentivo necessario per creare opere che arricchiscono il nostro patrimonio culturale. Questa giornata si pone quindi come un momento per celebrare la letteratura, i libri e gli autori, ma anche per riflettere sui diritti che consentono loro di condividere le loro opere con il mondo. Attraverso la lettura le persone possono migliorare le loro competenze linguistiche, ampliare la loro visione del mondo e arricchire la propria immaginazione. In secondo luogo si mira a sostenere gli autori e proteggere i loro diritti, garantendo che possano essere ricompensati per il loro lavoro creativo. Questo stimola l'innovazione e l'incessante flusso di nuove idee che arricchiscono la nostra cultura. Oggi è anche la giornata nazionale delle puntarelle con le alici. È la giornata internazionale della birra tedesca, del picnic e della cheesecake alle ciliegie. Tra i nati in questo giorno annoveriamo William Shakespeare, 1564, e Shirley Temple, 1928. Tra gli scomparsi ricordiamo William Shakespeare, 1616, e Milva, 2021.